Ciao, in questo video, dopo aver fatto l'unboxing, ti vado a parlare di questi snack, questi premi da utilizzare con il tuo cane per educare, per addestrare. Allora, innanzitutto guardiamo la confezione. La confezione è da 300 grammi, è della marca Lifelong, Soft Snack with Duck, cioè praticamente è un semi-umido con... al sapore di anatra. Viene dichiarato che non ci sono zuccheri aggiunti neanche artificial flavors, quindi degli saporificatori artificiali non ci sono, e neanche i coloranti aggiunti non ci sono. Adesso praticamente quello che facciamo è andare a vedere l'apertura del prodotto. L'apertura, che abbiamo detto che ha una chiusura anche per le successive aperture, e viene fornita anche la linguetta. Vediamo se si riesce. Oh, si apre veramente in modo perfetto, perfetto. Veramente buona, la confezione è veramente ottima, veramente ottima. Vediamo se adesso si apre, però certo. Allora, vediamo qua. Sì, si apre perfettamente, si richiude, le linguette non sono saltate via come delle volte succede. Sentiamo. Non profuma tantissimo. I premi sono, allora, prendiamo di questa grandezza. Vediamo se riusciamo a farli vedere, di questa grandezza, e secondo me sono molto molto comodi nella grandezza. Vediamo quanti ne riesco a tenere in mano. Giusto, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sicuramente una decina, in modo anche di più. Sì, una decina comunque, una decina, e devo dire che secondo me sono comodissimi. Andiamo a contare quanti ce ne sono nel pacchetto, così da poter anche inserire i vari confronti che abbiamo fatto nei video successivi. Andiamo a inserire nel nostro foglio Excel, analizziamo l'etichetta e poi chiaramente facciamo la prova con i nostri cani, che è sicuramente la prova migliore per vedere insomma anche l'appetibilità, perché un premio, uno snack, deve essere sicuramente anche appetibile, se no non svolge la funzione che deve svolgere. Perfetto, ci vediamo di là. Allora, benissimo, la prima prova che andiamo a fare è pesare il pacchetto, che è dichiarato essere 300 grammi, e qui leggiamo sulla nostra bilancia 290. Ok. E andiamo a pesare, quindi facciamo la tara. Ok, zero. Quindi andiamo a contare un attimino i nostri premi. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Allora, facciamo per 100 grammi, e quindi 94, 92, 91. Ok, 91 premi sono 100 grammi. Poi faremo i conti con l'Excel per vedere. Benissimo. Adesso andiamo a provare i premi con Dip.
vediamo se sono appetitosi, se fanno la loro funzione, insomma. Andiamo da là. Allora, in questa brevissima prova direi che sono veramente ottimi perché sono molto appetibili, il cane risponde bene, si tengono bene in mano. L'unica, diciamo, cosa che ho notato è che alcuni a volte si incollano tra loro, ma essendo semi umidi può capitare, però diciamo uno su 20 o 30, insomma, poca roba. Ecco, l'unico difetto che riesco a trovare, insomma, vedremo poi dall'analisi dell'etichetta e dall'analisi dei costi, diciamo, di poi fare una analisi conclusiva e trarre le somme. Eccoci ad analizzare l'etichetta, quindi snack lifelong, soft snack with duck, quindi soffici snack con anatra, senza zucchero, senza additivi artificiali, coloranti o profumi, sviluppato da nutrizionisti e riguardati dai veterinari, con vitamina E che aiuta a mantenere un sistema immunitario funzionale. La vitamina E è anche un conservante, con la vitamina D3 che supporta le ossa e i denti. 300 grammi, abbiamo visto che sono sui 2,90. Benissimo, e quindi possiamo andare a vedere l'etichetta posteriore. Eccolo qui, quindi 300 grammi, fatto nei Paesi Bassi. E andiamo a vedere. La forma della crocchetta è sicuramente ottima. Devo dire che queste lifelong sono veramente interessanti e le utilizzerò molto molto spesso. Con questo ho concluso. Vi invito a seguire il canale YouTube e per ulteriori approfondimenti a seguire sempre anche gli altri canali social. E in modo particolare sulla nutrizione e la cosmesi vi caldeggio il mio corso completo nutrizione e cosmesi per il benessere e migliori performance del cane. Un saluto!